Oggi mi viene da dire sempre il più cordiale e ben interconnessi, amici e amiche d'ascolto, Roberto De Angelis ai microfoni. Mancano 4 ore meno 3 minuti all'inizio di Roma-Bologna, perché qualche mente eccezionale ha voluto che si giocasse di venerdì. Ricordiamoci sempre però che il campionato va da venerdì a lunedì, che ci piaccia o non ci piaccia, le PTV la fanno da padrone. Come al solito la Roma, a parte qualche rarissima eccezione, sta sempre di notte, è diventata la squadra di notte. Io proporrei una cosa: perché non la facciamo giocare alle ore 24 a mezzanotte? Perché così tutti i gufi, le civette vanno a dormire. No, mi dicono le civette e i gufi sono svegli, è vero? Però a mezzanotte sarebbe più bello, no? Cioè, ci godiamo la notte insieme alla Roma. La mia ironia, chiaramente, per me non va bene questo spezzatino. Buon pomeriggio, Virgilio. Ciao Roberto, ben ritrovato. Ben risentito anche a te. So che stasera poi sarai lì presente in curva, no? Allo stadio. Come sempre. Come sempre. Domanda flash: sto spezzatino ti piace? Questo spezzatino da venerdì a lunedì? Non mi piace, però purtroppo questa è la realtà, le televisioni cacciano tanti soldi e quindi le società di calcio si adeguano alle volontà delle televisioni, caro. Avendo visto i soldi, chiaramente si adeguano, è normale, no? Certo, che gli dicono, no? Beh, è commerciale, se non altro. Ma seguo televisioni cosiddette commerciali, tanto per capirci al volo, Sky e DAZN, perché una mi scrive: ma Mediaset Premium, signora, Mediaset Premium è stata assorbita da Sky, rimane il nome, però è sempre Sky, anche sul digitale terrestre. A volte mettono, insomma, non lo so, dei cronisti che lasciano il tempo che trovano, o mi sbaglio io? No, non ti sbagli affatto, lascia stare, voltiamo pagina, un capitolo vecchio, ritrito. Però se non altro, una volta c'era la telecronaca del radiocronista tifoso tipo Carlo Zampa, Io non l'ascolto, non mi interessa. per carità, però c'era la libertà di mettere quello dell'emittente, quello della squadra di casa e quello della squadra ospitante se ce n'avevano uno, no? Tant'è vero che quando c'era Roma-Napoli era fantascientifico pure sentire i due cronisti tifosi, quello che raccontavano e quello che dicevano. Fa parte del folklore. Oggi invece professionisti, saranno pure seri professionisti, io non lo metto in dubbio. Ma che partite vedono questi? Beh, ma scrivono le giudizie, danno dei pareri, evidentemente anche in base alla loro simpatia personale, no? Quindi sono poco attendibili. È difficile trovare uno veramente imparziale. Oppure Quindi secondo che una te lo linea. dico a fare? Se la partita della Roma, la radiocronaca o la telecronaca la fa uno che ha giocato con la squadra contro cui gioca la Roma, mi pare normale che ci abbia una simpatia più verso gli altri che non ci riescono a essere equidistanti. Sì, però quando fai radiocronaca dovresti essere molto più distante dalla Non ci simpatia. riesco. È professionalità quella, no? O no? Sono tutte seconde voci, certo. Eh sì, è vero. Allora, veniamo a noi. Cioè, io ho spento pure qualche bollore di troppo, perché tu sai che questa è una città magica, in positivo e in negativo. Cioè, quando si vince siamo da Coppa Intercontinentale, nemmeno più da Coppa dei Campioni. Quando si perde, e purtroppo amaramente, sta squadra non vale una lira, questi non si sono allenati, non sono seri professionisti e via discorrendo. Praticamente dalle stelle alle stalle nel giro di un centesimo di secondo. Ma l'equilibrio non c'è mai stato. Però se vogliamo mettere un attimo l'equilibrio, la sconfitta contro il Sassuolo però brucia in modo particolare rispetto ad altre, o mi sbaglio io? Sì, perché viene a distanza di 6 giorni da una prestazione invece buonissima nella squadra, in cui sembrava che la squadra avesse ritrovato finalmente il giusto equilibrio, la voglia di essere in campo sempre presente in tutti i secondi e tutti i minuti. Squadra corta, compatta, aggressiva, pressing, tutto a posto, invece a distanza di 6 giorni abbiamo visto un'altra squadra. E per me è soltanto una questione di testa, di capoccia, perché non la spiega altrimenti, perché erano gli stessi giocatori. Oh, però Stessi giocatori erano. a suo tempo di Francesco Eusebio disse: è una questione di atteggiamento. E vabbè. Allora, l'atteggiamento di chi l'ha messa. Guarda che la Roma nei primi 10 minuti, l'atteggiamento ce l'ha avuto. La Roma si è squagliata ed è stata, non so neanche se trovo l'aggettivo, no? Sovrastata Sì, dal Sassuolo, sì. perché dopo il primo gol si è disunita la squadra, si è allungata, le marcature a centrocampo sono sparite, c'erano dei buchi disumani, i difensori non so che pensavano, quindi l'approccio all'inizio è stato buono, perché se tu ricordi la partita, fino al gol ha giocato solo la Roma.
Poi loro hanno trovato quell'azione sulla sinistra e caputo. Lasciamo sta azione, quello che ha fatto la bella azione, e quella ci ha provato, ha preso il pallone, l'ha messa dall'altra parte e rete. E quello è pagato per segnare praticamente, no? Sì, però certi sbaglioni di singoli, certi sbaglioni. Era la serata, no, per tanti difensori della Roma, però. Sì, ma anche per i centrocampisti, mica sono i difensori. Oh, e lì in attacco, come al solito, il solito buio, o qualcosa di meglio hai visto? Cioè, qua se non segna Dzeko, non segna nessuno. Noi siamo a fare sempre gli stessi discorsi. Contro le guaglie chi ha segnato? Eh sì, hai ragione. Ma... il primo con il Sassuolo, chi l'ha segnato? Oh, mi scrive... Non è che tutte le domeniche puoi vincere le partite perché segna solo Dzeko. Certo, mi scrive... Non le vinci le partite. Mi scrive Elena, salutissimo a Virgilio, ma in attacco abbiamo preso un ragazzo di belle speranze. Di belle speranze, non di certezze però. Perché... È più di una speranza, perché quello ha giocato con Barcellona, non è che ha giocato con una squadretta. Ho capito, però stava a partire. Sto dicendo che sia il nuovo Messi. Però non mi pare, gli altri due sono di belle speranze. Ma sì, lui no, lui già ha giocato in prima squadra, viene dalla cantera, sono... ha giocato in un club importante. Non gli altri è? Due sono una scommessa praticamente, forse. Gli altri due. L'attaccante... Sono belle speranze sicuramente. Oh, l'attaccante qualche conferma più. Attaccante non è che prego un centravanti. No, è un attaccante esterno. Sì, appunto. Che però io comincerei a far giocare. Vabbè, ma se avrà fatto tre allenamenti con la squadra, aspettiamo un attimo. Adesso pure che stasera... A un certo punto, se le cose non vanno bene, lo fa giocare. Oh, ti faccio un paragone assurdo, io spero che si possa fare, però qui diciamo, ha fatto tre allenamenti, come fa a giocare? Dall'altra parte, a Valencia, Florenzi è arrivato, ha giocato subito. Sì, ma Florenzi veniva da un campione italiano che, anche se ha giocato poco, comunque ha giocato. E poi evidentemente Valencia aveva proprio bisogno di far giocare anche l'ultimo arrivato, perché evidentemente nell'organico del Valencia... hanno qualche problema, come c'era a Roma. Io non so se le due... Fa il terzino là, fare il terzino in Spagna non è come fare il terzino in Italia, sono due cose totalmente diverse. Non so se segui il calcio spagnolo, io vedo i partiti, là attaccano tutti, sì, là attaccano tutti come in Inghilterra, il terzino inglese, sì, ogni tanto ne trovi uno che marca, ma sono propensi solo ad attaccare, cioè proprio un altro gioco, un altro calcio. E difatti lì Florenzi si è ritrovato subito. Vabbè, vediamo col proseguo del campionato, io sono contento, ci guadagna la Roma. Essendo un prestito secco dovrebbe rientrare, no? No, a parte quello, ma poi anche se poi lui fa bene, sì. E dice no, lo vogliamo a tutti i costi, se lo vogliamo a tutti i costi avrà un prezzo superiore a quello che vale adesso. Certo. Sei convinto che l'eventuale nuovo proprietario faccia una rivoluzione all'interno del Consiglio d'amministrazione della Roma, secondo te? L'amministrazione lo farà sicuramente. A livello tecnico io parlo del signor Petraghi e del signor Fonseca, sì. Non lo so, c'è qualche dubbio. Beh, vabbè, se stanno marciando... Gli unici due che capiscono de calcio, che manda via quelli che capiscono de calcio e tiene quelli che non capiscono de calcio. Sarebbe assurdo, no? Ma ha parlato un osservatore... Un grande direttore generale. Un osservatore all'inizio che il Consiglio d'amministrazione sarà... all'80% totalmente nuovo al Consiglio d'amministrazione. Sì, ma che ci frega a noi del Consiglio d'amministrazione? Lui deve trovare un grande dirigente di calcio, sì. Non deve essere per forza romano, sì. Che abbia una grande esperienza, che sappia cosa vuol dire una squadra di calcio e sia il punto di riferimento per tutti, il coordinatore. Certo, che non sia, generale. Che non sia il notaio o l'avvocato di fiducia della famiglia, tanto per capire. Ci siamo capiti. Anche perché quelli saranno ottimi professionisti nei loro settori, ma col calcio poco... Perché li discuto, facesse di commercialisti. No, vabbè, se il titolare ti chiama e ti dice mettiti lì un attimo in quella poltrona, magari io non avrei accettato, loro hanno accettato, poi con gli scarsi e mediocri risultati che hanno ottenuto. Una squadra altalenante che si appanna forse troppo spesso, però, Virgilio? Sì, cioè, questi alti e bassi che non si capiscono, che uno non si capacita. Per carità, tutti gli infortuni, tutte le cose hanno influito, perché alla fine hanno influito, perché poi l'allenatore è stato spesso in difficoltà per mettere una squadra. Hanno giocato molte volte tanti giocatori che non stavano bene, ma ci sono delle attenuanti, però questi cambi repentini della squadra come intensità e come capacità da una partita all'altra io non capisco. No. Capisco. E a posto che si dica una questione di testa,
È una questione di testa, però non riesco a capire, ma perché? Virgilio, però scusami. Ma non gli manca niente. Ci hanno un tifo, soprattutto in trasferta, che in Italia ce l'ha solo a Roma, quella passione e quell'amore. È vero. E soprattutto... Ci stanno sempre vicini, anche nei momenti brutti allo stadio. Sì, ogni tanto pallotta vattene, bingere e bongere, ma la squadra è sempre incitata. Qua non gli manca niente. Non lo so io che gli manca. Che gli manca? Però i mesi prendono lo stipendio, che gli manca? Apposta, ma professionisti veri non incapperebbero in queste situazioni. Aspetta, perché io non voglio dire che non sono professionisti, ma evidentemente molti di questi giocatori qua ogni tanto si rilassano e tutte le partite non le giocano con la stessa intensità e con la stessa voglia di altre partite. Che devo pensare io? Esatto, convergiamo su un punto. Allora, dopo... prima del gol di Caputo la Roma aveva anche impostato la partita, dopo sicuramente sì. Dopo si è sfracellata. Il Crystal Palace, dice tu, guarda che vai a prendere, perdeva una partita del campionato inglese 4-1, stavamo a 10 minuti dalla fine, alla fine ha perso lo stesso. Guarda che a Reggio Emilia la Roma dopo il 3-1 io ho detto che non pensavo che la Roma la partita la riprendeva. Sul 3-2 ci abbiamo creduto, ci siamo illusi tutti. Poi su pure Pellegrini, io non so che gli passava per l'anticamera del cervello. Poi sugli arbitri, lasciamo stare, perché se uno arriva a vedere la partita e legge 6 ammoniti della Roma, si immagina una partita cattiva, brutta, piena di falli, fallaci, certo, no? Sì, sì. E vai a vedere la munizione che ha dato quella specie di arbitri, a me non gli è da ridere. Cioè la Roma passa come una squadra di picchiatori. Sì, perché se io non ho visto... E la Roma gli picchia, nessuno. Perché se io che non ho visto la partita ti chiedo, ma come, sei ammoniti, la Roma è stata corretta? Vuol dire che faceva falli a ripetizione. Ha fatto bene Fonseca a farla ruotare. Però qualche ben pensante oggi mi ha detto che rischia addirittura il deferimento. Ma possibile? Ci sono gli non è che ha parlato molto bene, è stato molto bravo e pagato, perché non è che ha tesserato, quindi non ha offeso la partita. Non ha offeso nessuno, perché ha fatto un discorso generale, ha detto io vedo molte partite in Serie A del calcio italiano, no? Che non vengono... Ho notato che non tutte le decisioni sono uniformi, certo. Che molte squadre e molti arbitri, quando arbitrano certe partite si comportano in un modo e quando arbitrano altre partite si comportano in un altro. E se venisse deferito Fonseca, allora il presidente della Fiorentina lo squalifica a vita. Ma non lo so, io penso che sì. Cioè, praticamente pure il presidente della Fiorentina ha messo il titolo. La Fiorentina ha detto cose anche più pesanti. Sì. Ha detto cose molto più pesanti. Non ingiuste, però. Forse più pesanti, sì, ma accentrato anche perché questo atteggiamento diverso, se io faccio l'arbitro, svolgo il ruolo di arbitro, o Virgilio o non ho Virgilio, io mi devo comportare sempre allo stesso modo. Il regolamento però è lì. L'uniformità di giudizi purtroppo è una realtà. Anche quella del VAR, Ma il VAR lì bisogna rimetterci le mani, perché bisogna fare una cosa, che chi va al VAR non deve essere un arbitro importante, mi segui, cerca di capirmi, no? Sì. Se una partita l'arbitra un arbitro che non ha una grande esperienza, che non è molto quotato in Europa, no? E sa che al VAR ci sta un arbitro potente, molto quotato, no? Molto preso in considerazione dall'AIA. E vince il VAR. Diventa succube. Sì. Cioè il rigore dato e poi non dato alla Roma, non è che lo ha deciso perché non c'è stato il contatto. Lì il contatto c'è, lì è l'arbitro che decide l'intensità e la voglia dell'altro di fare il fallo, mi segui? Sì, sì, sì. Poi ha dato il rigore, il fatto è a dire guarda che il contatto c'è stato, decidi tu, punto. Sì, il contatto c'è stato, adesso non l'ha fatto, si è cagato addosso. Sì, perché qualcuno dall'altra parte dovrebbe aver detto guarda non è rigore, e lui si è uniformato a quella del VAR. Deve intervenire quando il VAR capisce che non c'è stato un contatto o quando c'è stata una simulazione, mi segui? Sì. Quando il contatto c'è, il danno procurato o non procurato esiste, lo decide l'arbitro. L'arbitro aveva dato il rigore. Il VAR, l'arbitro, manco lo doveva chiamare. Io manco ci doveva andare. Però il problema nasce adesso. L'arbitro doveva dire al VAR, ma c'è stato il contatto, sì, basta. Per me era da rigore, punto. Ascolta Virgilio, ma dietro il VAR chi ci possiamo mettere? Un arbitro esperto, un arbitro inesperto o un esperto solo del gioco del pallone? Guarda, pure un arbitro esperto io non discuto, a parte che ci sono tutti i giorni. Da quant'è che c'è il VAR? Da quant'è che c'è il VAR? Da un bel po' di tempo adesso. Allora non hanno fatto dei corsi, non hanno fatto delle specifiche valutazioni, no? Come no? Mi dicono... Ti ripeto, salvarsi o Starocchi, capiamoci bene, no? Sì. Salvarci metti i Rocchi. E la partita l'arbitra uno che non può fare un torto a Rocchi, si fa condizionare o no?
Come no? Allora, se uno vede un fallo che non c'è, giustamente il VAR ti chiama e ti dice guarda che hai visto male perché il fallo non c'è stato contatto, oppure guarda che prima del contatto c'è stato un fallo di mano, un'azione irregolare che tu non hai visto, quindi l'azione è partita già non bene, mi segui? Ma se l'arbitro vede il contatto è rigore punto. E certo, quello è il Non lo dico io, lo dice il protocollo. Sì, lo dice il regolamento, fino a prova del protocollo che hanno fatto sul VAR, lo dice il protocollo, non Virgilio. No, però quindi di che stiamo a parlare? Però questo VAR deve essere alla fin fine modificato affinché o c'è la Juventus o c'è il Poggibonsi, deve fare la stessa funzione. In teoria sì. In pratica non è così, però. Allora, se succedeva la stessa azione con un'altra squadra, sì, no? Avrebbero dato rigore perché l'arbitro ha visto rigore punto. Di questo sono convinto anch'io. È stato il contatto. Ma allora mettere gente che non fa di mestiere l'arbitro. Così non l'ho visto, stava alle spalle, ero girato. Ha procurato un danno? Sì, è certo. E allora il rigore. Pure che non è di rigore. Se si è buttato o ha fatto una simulazione. Sì, sì. Allora sì, ti chiami, dice guarda che hai visto male, manco l'ha toccato. Sì, in quel caso sì, chiaro, è ovvio. Quindi chi decide è l'arbitro, perché l'arbitro ha visto benissimo quello che è accaduto. Ma allora, visto dall'alto... ha fischiato rigore, punto. Dall'alto della tua esperienza... Ma c'è stato il contatto, sì, basta, ho deciso visto io, che punto, hai rigore. Visto migliaia e migliaia di partite e ti fai un'idea ben precisa, no? Dietro il VAR, chi ci possiamo mettere noi altri? Nel senso figurato... Possiamo mettere degli arbitri, no? Sì. Non sono molto più potenti e molto più presi in considerazione di quelli che arbitrano. Però c'è sempre... chiaro, se tu sei un anno che fai radio, no? Sì. E chi deve giudicarti è uno che il più bravo speaker, il più bravo radiofonico, il più bravo commentatore del mondo, no? E ti dice una cosa, ma tu che gli vai contro? Assolutamente no. Anche perché io questo mi fa più carriera. No, a parte vabbè che io la vedo, la vedo in un altro modo, però se fossi al primo anno di esperienza e c'ho un nodo presentato... Uno che sta in una catena in fabbrica, no? A catena di montaggio, e il supervisore è uno che tipo fa carriera o meno, no? Ma tu se ti fa un rimprovero, guarda che il bullone l'ha evitato male. Oppure devi mettere un altro bullone, che gli dici no, non è vero. No, mi adeguo a quello che dice lui. Allora vedi che torniamo sempre allo stesso discorso. Però qualcosa bisognerà pur fare per sistemare questa situazione. Chiastro, perché la Roma è molto penale. A me sembra che con tutto il VAR inserito ci sia sempre quella maledetta sudditanza psicologica. No, in questo caso non c'è la sudditanza, ma non lo so se c'è ancora la sudditanza. Sicuramente molti arbitri si fanno influenzare, per carità, perché sai... dare una punizione, un rigore contro certe squadre pesa in un modo, darlo contro altre pesa in un altro, ma in questo caso è proprio una sudditanza tra di loro, sì. Arbitri, sì, purtroppo sì, e ne va a scapito della regolarità dell'avvenimento sportivo, in questo caso della gara di calcio. È andato contro la regolarità dell'avvenimento sportivo perché quel rigore a Roma va in vantaggio. Uno, ma pure che l'arbitro avesse sbagliato, a meno che non ha sbagliato clamorosamente, io faccio notare dal VAR. Quello è, quando sbagliano clamorosamente il VAR deve intervenire. Certo, ma lì il contatto... Oppure prima dell'azione del gol c'è un fallo che tu non hai visto, eclatante, eppure la palla è uscita... Oppure ha preso la palla con la mano e tu non te ne sei accorto. Io ti richiamo, esatto, perché non l'hai visto. Che in quell'azione dove è stato fischiato il rigore alla Roma, la Roma avesse subito un danno. Ha subito un danno, non deve essere clamoroso o notevole. Se il danno c'è, esiste, tu devi sanzionare con rigore, punto, e fai battere il calcio di rigore. Semplice. Appunto. La regola è semplicissima. Perché stiamo a parlare, lui c'è il protocollo, lo dico io. Sì, è sempre la classe arbitrale che gira, non si sa bene come gira. È chiaro che non ci attacchiamo soltanto... No, mica hai perso... No, adesso a parte che Sassuolo con la partita contro le quali non ci fa niente. L'arbitro ha soltanto esagerato nelle ammonizioni perché è stato tanto più... Molto fiscalista con la Roma e poco fiscalista con quegli altri. Comunque, ma è un copione già visto in diverse partite o mi sbaglio? Ma sì, succede. Perché a Roma succede sempre. Non è solo col Sassuolo, perché adesso tu hai ammonito tutti questi giocatori. Ha detto bene Fonseca, ci attacchiamo all'arbitro perché a Roma ha giocato male. Sì, però basta un secondo cartellino giallo e tu fai il giorno di squalifica. Per Pellegrini, certo. Apposta. Pellegrini se l'è cercata da solo l'espulsione, perché come si fa...
a dire che non era da ammonizione. Come era da ammonizione, punto. Insomma, da ammonizioni e espulsione, il regolamento è quello. Fonseca ha fatto un discorso generale sui troppi ammoniti. Sì, quello sì. E lui su quella ha puntato il dito, non sull'espulsione. Oh, verso Roma-Bologna di stasera, Virgilio tranquillo, Virgilio che aspettiamo... Tranquillo, quando gioca a Roma insomma è tranquillo. Ma nessuno riesce a essere più tranquillo quando gioca la Roma. Quindi da una brutta prestazione, una settimana di polemiche, la squadra la vedi che ancora un po' rabberciata, quello non c'è, quello manca, quello è squalificato, quello rientra, come sta Mkhitaryan, come sta Perotti, come sta uno e come sta l'altro. Non è che uno non è tranquillo, da Roma a Bologna non c'è tranquillità. Ho letto la formazione del Bologna, sì, giocatori di buona volontà, più di quello io non vedo però. Quelli del Sassuolo sono superiori a quelli della Roma? Assolutamente no. E allora non abbiamo fatto lo stesso discorso. Quindi... La Roma l'affronta con la testa come ha affrontato altre partite, la Roma vince, stravince. E se la Roma l'affronta la partita come ha fatto contro il Sassuolo, non lo so se la vince. Anche perché loro hanno quell'arma in più che è il loro allenatore, no? Come... E nel campo ci vanno i giocatori, sì, 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 ci vanno i giocatori, però adesso ritorniamo in casa nostra, qualche responsabilità Fonseca e Reggio Emilia ce l'avrà avuta o no? Infatti, se l'è presa, ha detto che tatticamente ha sbagliato anche lui, forse, ha detto. Però perché fare questi errori quando già hai visto in altre partite che non è andato quel sistema di errore, gioco? Ha giocato la stessa squadra che ha giocato contro la Lazio. Quindi tu ti aspettavi un'altra prestazione, no tu Virgilio, cioè tu mister, ti aspettavi una prestazione, non dico uguale, ma sì. Aspettava di perdere 50 palle a metà campo, o che i difensori erano così distanti dal centrocampo uno dall'altro per permettere di infilarsi a tutti. Oh, ma che stiamo giocando? Hanno fatto degli errori anche a livello individuale gravi. Sopra... Però ripeto, la Roma la poteva riprendere la partita. Perché si è rifatta Caracchini da sola. Esatto, e poi sul 4-2 la storia è finita. Sì. Purtroppo è così. Speriamo che stasera col Bologna si possa cambiare registro. Anche perché classifica la mano, siamo quarti insieme all'Atalanta. Ma in siamo quinti. Siamo quinti perché l'Atalanta c'ha. Siamo alla prossima partita per vedere come finisce. Oh, anche perché poi lo scontro con l'Atalanta ci sarà a breve giro di boa, no? La prossima. Per cui se l'Atalanta, facendo due discongiuri, supera anche il secondo scoglio, poi gli scontri diretti noi dobbiamo solo far punti, ci sono rimasti solo quelli. Devi arrivare soltanto davanti a loro, punto. E mi dispiacerebbe immensamente, non perché loro chiaramente fanno il loro percorso, noi facciamo il nostro. Però una squadra come la Roma che si ritrova stiracchiata sul quarto posto con un'altra squadra... Vedo come la Roma, quale Roma? La Roma è stata falcidiata dagli infortuni dall'inizio, sì, del campionato. Per carità. Però è anche un atteggiamento... Poi a sostituire un giocatore come Zaniolo anche a gennaio, no? Anche se la Roma a gennaio ha sbagliato, perché un giocatore, almeno un giocatore di peso a metà campo doveva comprare. Però purtroppo le risorse non ci sono. La Roma può prendere soltanto giocatori... in prestito con l'obbligo, col diritto di riscatto, e quindi certi giocatori non te li danno, e quindi nessuno può mettere una firma oggi in una spesa che pagherà qualcuno domani. Sì. E qui sì, sì. Senti, ti rigiro una domanda di Bruno del Trionfale che mi scrive: però giocatori che sono senza contratto si possono prendere in qualsiasi istante? E chi sono? Dice c'è una lista di più di 250 disoccupati. Ho capito, ma non è che... I giocatori sono, chi sono? Chi li conosce? Sì, però non è che troviamo Cristiano Ronaldo. Dico, ma se non li prendono gli altri, evidentemente ci sarà un motivo. Perché li deve prendere la Roma? Perché non l'ha preso nessuno? Anche perché... Ha escluso Bertolacci, come si chiama? Sì. Che stava in quelle condizioni. E mi dici un altro giocatore che qualcuno ha preso... Almeno squadre che lottano per posti importanti. No, mi sta dicendo mia nuora che sono ufficialmente registrati 282 giocatori. E che giocatori sono? E se non hanno rinnovato il contratto ci sarà pure un motivo o no? Ma no, perché parecchi, mi dispiace per loro, saranno pure venuti da club che sono falliti, che non possono pagati, sì. Ma di giocatori di un certo livello, per fargli portare indossare la maglia della Roma e giocare all'Olimpico, di tutti questi a cui fai tu riferimento, ma chi c'è? Sì, anche perché non me ne ricordo, ti prendi un centrocampista da questo gruppone dei 280, poi che fai?
Cioè, io non lo Ma so. perché gli altri che hanno preso? Ti ho detto, scuso Bertolacci, che poi pure lui viene da una catena di infortuni mai visti, no? Mi pare che è tornato, dove è tornato? A Genova, a San Pedro, dove è andato? Non mi ricordo. Mi sembra sia tornato al Genoa, però non vorrei dire una fesseria. Neanche io. E gli altri chi si è preso? E meglio devi a Roma. Nessuno, anche perché Allora. ci saranno pure, per carità, giocatori sfortunati come hai detto te, ma ci sono giocatori che sono arrivati al tramonto e se non rinnovano il contratto probabilmente ci No, sono non dei. so, una squadra ci sarà motivo, dai, se stiamo a attaccarsi corse. No, è che poi se li pure che li porti in panchina, poi che fai? Li tieni solo per far numero? Appunto. Cioè, perché devi stipulare un contratto con un giocatore che poi non ti può rendere? Perché quello poi è il problema, no? Allora mi tengo i miei e ci riprovo, però io sono sempre convinto, La sarò. Roma avrebbe fatto lo scambio con Politano soltanto per il semplice fatto che alla Roma non gli costava un euro. Perché 27 vale uno, 27 vale l'altro, pari e patta, mi stai seguendo? Sì. Apposta c'era l'obbligo del riscatto, c'era l'obbligo del riscatto perché anche su Spinazzola c'era l'obbligo del riscatto a giugno. Ma la Roma in questo momento, per mille motivi, a parte che non c'è il cassaforte un euro, no? Ma anche siccome c'è il trapasso societario, questa società non permette a nessuno di far fare un investimento che poi devi pagare a giugno perché lo paga la vecchia E società. E certo, lo è chiaro. allora che stiamo a parlare? Purtroppo a Roma da prendere i giocatori in prestito col diritto di riscatto. E in prestito col diritto di riscatto, giocatori di un certo livello non li prendi. Però io forse sono più contento che sia rimasto Spinazzola, guarda che ti dico. Guarda, alla fine a Roma gli serviva comunque il terzino, avrebbe dovuto comprare un altro. Quindi è meglio tenersi Spinazzola, perché poi alla fine Politano è andato al miglior offerente, perché il Napoli mi sembra che abbia pagato cash, se non vado errato, No, lo paga, c'è l'obbligo del riscatto, entro 2 anni pagherà tutto. no? E quindi era una situazione commercialmente più favorevole all'Inter di quella della Roma. Esattamente sì, perché comunque c'ha la sicurezza di avere i soldi. Quindi Oh, però può andare correttamente, sul mercato, tanto sì. dice i soldi mi arrivano fra 6 mesi, Però 6 mesi, hai capito? umanamente parlando, non si tesse una trattativa con la Roma se poi tu ti guardi in giro e sai che c'è un'offerta migliore, che è la Roma che la coinvolge a fare. Allora lo vendi direttamente al Ma ha Napoli? cercato di prendere Politano lo stesso con le diritto di riscatto. A Milano gli hanno detto di no, perché Politano voleva venire alla Roma. Sì, Politano avrebbe fatto carte false per È la venire Roma qui. che non è riuscita a convincere l'Inter col diritto di riscatto perché loro volevano l'obbligo. E in questo momento i dirigenti della Roma Non ci hanno possono fare. permesso di fare questo, punto. Non possono attuare una situazione del Una volta che ho genere. detto io sto bene dalla società, già forse ne prendo di meno di quello che speravo, questi però sono problemi suoi, no? Sì. Poi me ne vado in altri 20, 25, 18, 20 milioni da tutto, mica è difficile fare i conti, eh. Oh. Virginia, complimenti a Virgilio, che lo vedo sempre in televisione. Virgilio, la tua trasmissione c'è ancora? La storia siamo noi? Rispondo io, sì che c'è, sta però sulla web radio, se non vado errato, Streaming. no? In streaming su Nuova Spazio Radio, L Radio, e domani, anticipo subito, ci siamo anche noi in collegamento con Bene, te, sono contento. anche perché sarà il dopo partita domani, per forza. No, ma che devo No, partire? il Ah, dopo, beh, perché sì, giochiamo stasera. beh, certamente. E poi la storia siamo noi, io consiglio sempre di ascoltarla, pure che non siete tifosi della Roma, ascoltatela lo stesso, perché ne vale veramente la pena. C'è un sapore particolare, Antico, antico soprattutto, che mi ha detto un collega che ho a Capannelle, che è romano di Roma, però tifa Juve, io non è che posso purtroppo interferire, mi ha detto: la storia siamo noi esula dal fatto di essere tifosi di parte, si ascolta con vero piacere. Io penso che questi siano pure complimenti che si accettano tranquillamente da sì, a parte. me fa piacere perché evidentemente percepiscono da come faccio trasmissione io. Che sì, sono fazioso, parlo della Roma, sono verace, come ti pare a te, però Sì. non c'ho gli occhi, come dicono quelli bravi, coperti col prosciutto. Certo.
Io poi spero che in ipotesi, chiaramente tra il 24 di febbraio e il 2 marzo tu possa tornare in modulazione di frequenza. Ma ce lo auguriamo tutti. Magari una nuova frequenza rispetto a Ma quella di magari prima. non basta che c'è la frequenza. Però basta che c'è la frequenza, anche perché dopo sarei digitalizzato dalla testa ai piedi, preparati. Manca poco che ti ascolteremo sul canale digitale. Per cui Sono contento. e la storia siamo noi deve andare avanti, non si deve fermare. Allora, la storia siamo noi dalle 14 alle 16, da lunedì al sabato su lradio.it e domani in doppia connessione anche col nostro circuito radio antenne audio nazionali web radio. Virgilio, grazie del tuo intervento. Grazie a te, un abbraccio, un saluto a tutti e forza Roma. Portati una scialpa per la Alla sera. porta mi imbacucco, non Un abbraccio Virgilio, ciao, ti grazie. preoccupare. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamento al simpaticissimo Virgilio. Noi ci fermiamo per vedere se poi abbiamo altri collegamenti anche da fuori Roma. Mi dicono che sono tutti in attesa. Forse c'è un servizio che non è venuto, quindi lo sostituiremo noi da Studio Centrale. Vediamo un po' un attimo come organizzarci. Grazie a tutti, rimanete con noi però, mi raccomando.